Buongiorno a tutti, da Fabrizio Bertuzzi, una risposta per te, Guerri Sportivo. Stiamo analizzando i migliori giocatori arrivati nella sessione estiva di calciomercato 2014-2015 nel campionato italiano, Serie A, migliori però attraverso la nostra consueta prospettiva che ormai ci viene riconosciuta, cioè quello di cercare di anticipare i giocatori più valide dal punto di vista dell'età giovane e magari non molto conosciuti, no? Cerchiamo sempre di anticipare, prima del che diventino famosissimi, quelli che potrebbero essere i prospetti più interessanti. Chiaramente, se noi parliamo di Costantinos, Kostas, Manolas, non è che ci sforziamo molto, però merita una pillola questo ragazzo, perché anche se ha già fatto un mondiale da titolare, ha già fatto la prima partita a 70 minuti con la Roma di altissimo livello, ma difficile sbagliare con questo ragazzo. Ragazzo Manolas del 91, un giugno 91, appena compiuto da pochi mesi 23 anni, ma proprio se lo guardate nella faccia, nella fisionomica, a Bologna usiamo questo termine che venne coniato dagli Schiantos, dal mitico Frick Anthony, nella cartola, che non ho mai capito cosa voglia dire, però insomma nella faccia vedete che è un ragazzo intelligente, no? Un ragazzo applicato, forse direi un leader. A me non mi piace tantissimo usare la parola leader nel calcio, perché se non sport di squadra meno leader ci sono, cioè, meglio è l'importante che il leader sia la squadra, il gruppo dove tutti apportino il loro mattone, però questo obiettivamente ha una sicurezza, una tranquillità e una capacità di impostazione, userei definire una specie di Thiago Silva greco. Questo è un figlio d'arte, suo babbo è stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi del campionato greco, suo zio era dirigente dell'AEK, il passaggio dall'AEK all'Olympiakos passò 2 anni fa per pochi milioni di euro, 1,5 milioni, questo vi dice cosa vuol dire studiare in anticipo i calciatori, poi dopo è stato trasformato per quasi 11 milioni dalla Roma, ma va bene, perché se tu vendi Benatia per 28 milioni e prendi Kostas Manolas per 11 milioni scarsi, io dico che Sabatini si consacra come califfo dello scouting italiano e internazionale. Manolas che caratteristiche ha? Un centrale difensivo di grande sostanza, di grande fisicità, supera è quasi 1,90, ma soprattutto quello che a me ha fatto impressione, soprattutto nella partita dei mondiali Grecia-Costa Rica, di grande intelligenza tattica. Aveva di fronte un Joel Campbell, questo centravanti che insieme a Brian Ruiz ci ha praticamente eliminato dai mondiali e che era in stato di grazia, era infervorato e avrebbe dribblato anche un Rudy Kroll all'inizio della carriera. E invece si trovò questo Kostas Manolas che lo capiva, lo anticipava in tutti i movimenti, quando provava nello scatto, quando provava nel dribbling centrale, quando si provava il lancio lungo. Attenzione che Joel Campbell è un brevilineo, uno scattista, un centometrista, Kostas Manolas è un 1,90 e lui, capendo prima dove andava a parare, anticipava le mosse e lo anticipava. Da lì tutti abbiamo capito che eravamo di fronte a un futuro probabile campione. Quando guarirà Strootman, io credo che Manolas diventerà il migliore difensore centrale del campionato della Serie A. Non ci vuole molto a dirlo, come ripeto, basta guardarlo nella ghigna. Giocatore applicato, giocatore, l'unico problema che ha è che è troppo sicuro, nel senso che a 23 anni dovrebbe un attimo stare attento, perché come è successo anche al mondiale, magari si scorda l'attaccante che è lì di fianco, no? Magari fa l'intervento in scivolata, in estirata, spettacolare, anche difficilissimo, poi nel calcio d'angolo non guarda che di fianco c'è uno libero. Ecco, l'esagerata sicurezza, un po' più di ansia, perché un pelino di ansia nel difensore serve per aumentare la curva dell'efficienza, troppa ansia crea stress e fai lo sbaglio, ma anche poco stress crea lo sbaglio, quindi deve alzare un attimo la curva. Io credo che Garcia sia bravo per questo, io credo che quando avranno di fronte Strootman
e De Rossi, lui sarà anche un po' più tranquillo e potrà alzare la curva dell'attenzione nelle piccole cose quotidiane senza voler fare fenomeno. Insomma, bravissimo Sabatini, che oltre a aver preso i turbi, oltre a aver fatto piazza pulita dei migliori 96-97, ha preso questo giocatore difensore centrale, sì, per 10 milioni, ma con la consapevolezza, e questo lo dovete sapere, che se si fossero mossi un anno e mezzo prima lo potevamo portare a casa per 2 milioni. Dico potevamo, campionato italiano. Con questa analisi su questo centrale, su questo Oplita greco, abbiamo concluso Kostas Manolas, abbiamo concluso per oggi. Una risposta per te, Fabrizio Bertuzzi, Guerri Sportivi.